un giudizio su questa legge di stabilità. Si parla di risultati raggiunti, problemi aperti. Un deciso cambio di passo rispetto agli anni precedenti. Per la prima volta i comuni non sono stati martoriati e quindi si è arrestata un'emorragia, non si è fermato il problema. Due risultati importanti raggiunti: una sostanziale invarianza nel rapporto tra comuni e Stato, ovvero nel dare avere tra i comuni e il governo. Non c'è stata più una penalizzazione, solo una piccolissima parte fisiologica rispetto al tema degli imbullonati, e c'è stato importante il superamento del patto di stabilità. Questo è sicuro, sono due risultati tra gli altri importantissimi. Rimangono tutta una serie di questioni, che voglio evidenziare. Uno, il tema dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione, perché ci sono ferme nelle casse dei comuni delle risorse vere e virtuose che devono essere sbloccate per gli investimenti del paese. Il secondo tema è la completa rimozione dei vincoli ordinamentali, cioè quelle decine di norme che obbligano i comuni a certi comportamenti. Invece bisogna porre l'attenzione sul risultato atteso, che è quello dell'equilibrio del bilancio, del pareggio, e non dell'obbligo di tenere o meno un certo comportamento.